C'è qualcuno?
finirò per usare un formato un po' più grande di 1,4. Mi regalo un po' di centimetri di carta al committente, però preferisco, almeno riesco a fare una roba più. Un po' più dettagliata, con un po' più d'aria attorno. Quindi sto pensando di mettere su un calendario pubblico per le commission. Devo ancora pensare qual è la formula giusta per farlo. Probabilmente c'è già qualcuno che lo fa e magari basta semplicemente andare a vedere e copiare il metodo. Però a occhio e croce direi che potrei lasciarmi dei giorni liberi ogni, che ne so, ogni 2 settimane, in 3 settimane, un giorno libero per fare una commission. E quindi fare un calendario pubblico, no? In cui uno si può iscrivere. Potrebbe essere una roba divertente. Questa spalla come è fatta. Questa matita è odiosa. C'ha una ratio di. L'hanno regalata e non la userò mai più. C'è un problema di distanza fra da dove esce la mina e quanto esce fuori per ogni click che fai, per cui diventa fragilissima la mina. Non so perché, l'unica matita che c'ho che fa questa roba. La mia preferitissima che c'ha la cannuccina quella d'acciaio e adesso ci ho messo dentro le 4B che sono troppo morbide. Ehi, ciao Fiore di Zucca Fritto! Che bel nome! Ciao Francesca Zambanni, come stai? Come si sente la voce? Alta, bassa, quando parlo un po' più piano mi sentite comunque bene? Oppure tendo a sparire come con la webcam? Va un po' meglio? Ehi, ciao Luca, ah sei tu? Beh, c'è un bellissimo nome. Si sente bene, molto bene. Ho preso pure un microfonetto nuovo.
bisognerà cominciare a ragionare su dove far venire la luce. Cosa si vedrà, cosa non si vedrà. Che combini Luca? A che stai lavorando? Comprato in Giappone questa gomma bellissima. Guardate che figa che è. Si chiama Slendy. Ed è molto figa perché. Aspetta, perché se non ce la metto a fuoco. Mi devo mettere in real time, se non ci capisco niente. Ok. Ed è fighissima perché c'ha una sezione sottilissima, no? Quindi è possibile cancellare con grande precisione. A differenza, diciamo, delle monomero zero, rimane sempre molto affilata, no? Perché è proprio piattissima la gomma. Queste sono le ricariche, sono piccole piccole. Queste le ho comprate da Sekaido, che è questo negozio meraviglioso. Se andate in Giappone, assolutamente andate da Sekaido, perché è il negozio di belle arti più bello del mondo. Sottili e dure, esatto. È come quando tagli la Staedtler col taglierino, no? Ti si fa l'angolino. Queste sono proprio micidiali. Mi piace di più della monomero 0, anche perché la monomero 0 c'ha questo difetto che evidentemente per tenerla così sottile ha un tipo di, appunto, di polimero, forse un monomero, visto che si chiama monomero, e un tipo di polimero che tende a spostarla la grafite, no? Quindi rischi più delle volte di lasciare dei brutti segni sul disegno. Mentre questa proprio cancella, che è una meraviglia, super, cioè bella tosta, però è gommosina, cioè si attacca bene al foglio, mentre invece la monomero rimane un po' più di plasticosa, no? Meno gommosa. Non so se ti è capitato anche a te quella cosa. Ed è comoda molto come gomma da viaggio, perché è proprio piccola piccola, no? Quindi può finire in tasca. Che per queste gommine qui
Buonasera Francesca. Come ti va Twitch, Fra? L'hai usato un pochetto? Sei. Ho visto che volevi aprirlo, poi io sono sparito da Facebook, mi sono un po' perso tutto lo sviluppo della cosa. Hai fatto un po' di streaming? Questo mantello sollevato è una stupidaggine. Io faccio tutto appoggiato addosso. Così diventa più drammaticone. Tanti spettatori che c'è. Giusto Fabio Bortolatti perché è l'uomo più figo di Twitch. Uno deve streamare per piacere, se no diventa un inferno. Figo, sa fa un sacco di roba, Luca. Dai, sì, ti follow pure io subito, aspetta. Vediamo se riesco a farlo senza fare danni. L'account è questo? Bene, ti ho followato. Ciao Marco Lucente, come stai? Quanto tempo?
Aspettare un attimo. Ci frega. Ok. Quindi questo lo mettiamo così. Questo così. Qua devo girare la pancia in questo verso. E ci siamo, giusto? Tavolo luminoso è uno strumento pazzesco anche solo per il fatto che puoi flippare i disegni come su Photoshop, è bellissimo. Non ti servono specchi, niente. Giri il foglio e lo vedi il rovescio subito. Ma non ti credere, questo tavolo luminoso è sottile sottile, è grande come un foglio A2. Sono, questo qui è un A4, eh? È piccolo piccolo. Quindi te lo consiglio vivamente. Ah, beh, no, tavolo sì, quello è comodo, però ci si attrezza. Ehi, ciao, chi sei? Aspetta, Madonna, ho messo sti font sbagliati piccoli sull'altro monitor ogni volta che mi fai le... Lo dovrei vedere su... Dove si vede una history degli eventi su Twitch? C'è un modo? 9? In OBS. E dove lo vedo? Statistiche? No. Vabbè.
Se ci avete un minuto poi per spiegarmi dov'è che vedo, ci vado volentieri, ecco, se almeno ringrazio le persone con nome. In alto sul live, vabbè. Biosi, Sally, Stream Elements, tutta la dashboard, chat e visitor. Ok, figo. Io uso OBS e Streamlabs. Così mi ha insegnato Fabio Bortolotti. Però forse ora c'è di meglio, era un'estate fa. Streamlabs va evitato come la peste, addirittura. Ok. Quindi ditemi cosa devo fare e lo faccio. Streamlabs, quindi OBS Studio. Mi permette di caricare i cosi webm con l'alpha channel come Streamlabs, cioè posso caricare video con l'alpha channel tutto per fare gli alert. Devo fare bene la grafica del canale, adesso ci ho appoggiato le prime prove che ho fatto un'estate fa, ma buono a sapersi. Guarda, allora, sulla musica sono sempre stato un po' combattuto perché mi dà l'idea di una roba per cui poi finisci con tutti i video muti perché te li bannano, no? Poi per carità, col fatto che tanto io faccio gli speed, faccio i, come si chiamano, i time lapse, una volta che li metto su YouTube, in effetti potrei anche mettere la musica online, chi se ne frega. Insomma, ero preoccupato per... per una questione di diritti d'autore, ecco.
Mi sembra un po' poco serio, francamente. Questo è vero, ma sono sempre disponibile. Te che main c'hai, Tekken? Xiao Yu grande, mazza fighissimo. Piuttosto rara Xiao Yu, eh? Online io almeno ne trovo sempre poche. Invece è un personaggio super forte. Tanto sì, in Italia abbiamo un campione cazzutissimo con Xiao Yu, mi sa siciliano proprio. Se faccio confusione, mi sa che ero per Zeros, no? O forse per Zeros era stato fare il 5, boh, non mi ricordo. Comunque è un giocatore bravo, forte. Però, insomma. Recuperare questa roba qui. Questa la copriamo. Ci mettiamo il fibbione, qua c'è i pugnali tipo.
Ora si tratta di capire dove arriverà l'ombra. L'ombra la facciamo, ce la segniamo col blu. Facciamo una blue line. Diciamo che viene facile se la faccio con la luce un po' dall'alto. Però tipo tre quarti. Oppure dal basso. Dal basso. Dal basso, perché se lui sta in cima, però potrebbe avere dietro un elemento luminoso. Ci devo ragionare un secondo. Questo abbiamo detto che è appoggiato. Sentire la forma del braccio e questo lo facciamo cadere davanti. Dall'alto è facile, facile. Quindi così posso fare l'occhio bianco, che viene figo. Dall'alto dritto per dritto facciamo. Quindi qua ci sarà l'ira di Dio, determinatore d'ombra per la spalla. Ok, quindi qua. Ok,
sotto sarà tutto in ombra. Questo sarà coperto più o meno così, sarà tutto in ombra. Tagliato io così. Perfetto. Ancora. Allora, facciamo un attimo esperimentino, eh. Su Geist mi sono messo adesso sulla scrittura. Facendo più quello. I disegni sono un attimo fermo. Abbiamo detto che lo mettiamo leggermente all'infuori questo. Prendiamo un margine uguale su tutti i lati. Nastro. Vediamo se riesco a cambiare la shutter speed della macchina da presa, così almeno vedete meno refresh. Secondo, eh. Se almeno non riesco a fare. Ok. Se non capisco come faccio. Funziona la versione zoom, no?
Spengo la luce. Perfetto. Allora, occhio e croce, adesso io lo inchiostrerò col pennarello. Lo faccio in linea chiara e poi faccio tutti i grigi con una tecnica tutta da capire. Però di sicuro lo incerotto. Questo lo faccio in maniera che dopo quando metto i grigi, se sbordo, mi si fa la cornice bianca perfetta. È sempre una cosa fighissima. Di là stiamo più o meno a questa distanza qua. Andiamo a occhietto. Ok. Copriamo pure questa parte qua. Se non ci si macchia, sicuro. Ciao Luca! Che frame rate sono? Sto catturando in NTSC, apposta per evitare i casini con i LED. Se vedessi la webcam impazzirebbe. Allora, abbiamo detto, se spengo le luci che succede? Non mi sa che vedete meglio, eh? Allora sì, prendiamoci un pennarellino sottile. Vediamo un po' questo quanto è sottile. Abbastanza direi. 0,3, vediamo se c'ho lo 0,3 Winsor & Newton, che sono belli questi pennarelli, devo dire. Sì. Un dettaglio poco problematico,
cosa fichissima di questi pennarelli con il sole Newton, a differenza dei fine liner tradizionali, faccio vedere questa cosa, è che hanno la punta lunghissima. Quindi ti consentono di... Io che ho l'impugnatura molto stretta perché impugno così, ho comunque un sacco di spazio fra la mano e il foglio, no? Quindi è molto facile fare le robe di precisione. Oddio, mi sa che non mi sto mettendo a fuoco niente. Forse sì. E sono veramente comodissimi, quindi consigliatissimi. Devo dire, per inchiostrare fanno loro. Però se la RX 100, che è la macchina che sto usando, la puoi settare sia a PAL che NTSC, quindi questo problema lo risolvi bene. Tra shutter speed, frame rate. C'ha la fregatura che con la funzione all'inizio non riuscivo a vedere nessuna differenza perché la macchina va spenta e riaccesa una volta che la cambi da NTSC a PAL. È proprio un global setting che richiede un reboot del sistema operativo suo. Però funziona. La macchinetta è stupenda proprio, no? È proprio eccezionale. Non pensavo mi sarei più comprato una macchinetta fotografica, francamente. Invece devo dire, è veramente bellissima. Footprint microscopica, quindi anche poca monnezza. E funziona proprio tutto come dovrebbe, è bellissima. Al momento non ho trovato difetti. Un errore micidiale subito. Ma ci interverrò coi neri, quindi non si vedrà.
Sì, però magari invece vediamo meglio il tatto a pennarello. Ah, ok, subito. Il modello della RX100 è una RX100 VA, ovvero un modello fantasma della 5, perché ovviamente la RX100 è uscita in... adesso è uscita la 6, è l'ultima che è uscita, però la 6 ha questa... hanno fatto questa scelta di cambiargli ottica, non è più un 70, 20, un 24-70, ma è un 200, 20, è un 24-200, con la differenza che però questa qui è arriva a 1,8 di apertura, mentre invece quell'altra arriva a 2,8, quindi è molto meno luminosa la 6, però offre uno zoom clamoroso. Ed è uscita quindi una versione della... E in più la 6 ha questa cosa che ha un processore super pazzesco per l'autofocus, mentre invece la 5 no. E hanno fatto questa versione della 5 intermedia, che è la 5A, che monta il processore per l'autofocus della 6, ma c'ha l'ottica della 5. E io ho preso quella lì, che secondo me è la più figa. Cioè, poi per quello che mi serve a me, senza nessun dubbio, visto che io spesso faccio riprese in condizioni di luce pessime. Riguardo a questioni di overheat che ho letto in giro, che sono tutti un po' preoccupati perché c'è questa roba che, come si dice, la... aspetta che vi anzoomo un po', va, che vedete un po' poco così insomma. Insomma, gira voce, no, sul fatto che così sono zoomatissimo. Un po' troppo, metto così. Dicevo, siccome c'ha un problema di surriscaldamento quando gira in 4K questa macchina, cioè ci puoi fare al massimo 5 minuti e invece quando sei in stand by, così che riprendi in streaming, puoi fare quanto vuoi senza limiti di tempo, assolutamente. Fate streaming è straconsigliata, è proprio una bella macchina. E poi oltretutto grosso vantaggio rispetto alla 6 col fatto che è un modello, siccome le aggiornano a una velocità insensata, ti puoi prendere una macchina di primissima qualità a un prezzo sostanzialmente dimezzato rispetto a quando è uscita, che insomma le RX100 costano veramente un botto, cioè oggettivamente sono care. Però puoi trovare degli affari. E ho saputo aspettare come una faina fino a quando non ho trovato il prezzo che mi andava a genio. Ciao, fai Ganza. È un Batman, come si dice? In teoria in tenuta vittoriana, che mi è stato commissionato da un ragazzo.
pezzo su Instagram. Sì, di tutti i prezzi, soprattutto se prendi, devi stare attento appunto a che modello compri, però, perché per dire, la RX 101 è tanto peggio anche della 4, ok? C'è proprio una di brutto, c'è un salto qualitativo spaventoso. Secondo me, se devi comprare una, ti conviene prenderti dalla 4 in su. Però ecco, considera che questo nuovo chipset che ci hanno, le nuove, c'ha questa roba dell'autofocus velocissimo che è proprio formidabile, specie se devi fare video, cioè tipo focus puller, Terminator.
Ciao Amaranz. Rando, ci sei ancora? Ah, Zumbi è presente ancora nella chat? Non te ne sei andato. Ma che per caso hai buttato un occhio a quel video che ho postato su Facebook? Eh? Si chiama, di quel tizio che si chiama Salvatore Ganacci. Se non l'hai visto, se non me lo devi vedere. C'è un videoclip bello come non ne vedevo da un po' di tempo. Completamente pazzo, ma bellissimo. Bello, eh? Poi ho studiato un po' il personaggio, non lo vedo veramente, non è niente male. Eh? È un serbo. Completamente sotto traccia, poi ha fatto una performance folle a un festival di questi di musica ballosa. Si è imposto per delle boiate tipo che faceva le flessioni sulla console. Oppure tagliava l'audio col fader del mixer e tipo a ritmo, cioè delle cose tipo E, I, O, U, stupendo, bellissimo. E quindi ecco, con questo livello ecco di altissimo livello culturale si è imposto durante la festa e poi da lì poi è partito diciamo tutto il suo. Scalata verso il successo grazie poi a quel videoclip, in particolar modo alla sua scarpa automobile meravigliosa. Se non avete visto questo videoclip, andate a vedere, si chiama Horse di Salvatore Ganacci su YouTube. Sta a già tipo 3 milioni di visualizzazioni, quindi è altamente probabile che l'abbiate visto. Non è affatto una roba di nicchia. Eh sì, non è bello purtroppo. Vuoi anche per il fatto che comunque alzo la testa ogni tanto, eh? Quindi sì, è un po' un discorso unidirezionale quello degli stream. Fa un po' rosicare. Eh sì, assolutamente. Poi c'è quel look, no, della scuola, sai, tipo, tu conosci quelli che fanno videoclip, si chiamano Canada loro. E fanno tutti sti video con le zoomatine rancide, look un po' ancora hipsterone, però. Cioè, usato così, evviva.
Luca Claretti, tu l'hai visto, Salvatore Ganacci. Tanto sì, ho pure ho recuperato un po' di fede nell'umanità perché quando l'ho postato mi aspettavo tutti i commenti che dicevano lo chiami musica questo? Di non capire proprio mai la battuta, mai. E invece nessuno ha commentato sulla musica. Il video è stato sufficientemente potente da cancellare la polemica. Che è un ulteriore pregio di quel video, in effetti. È pazzesco proprio. Il momento in cui si accorge che sta succedendo quella roba lì e si scatta in piedi con la sedia che va via dalla parte, cioè com'è quella sequenza? È stupenda, per contro. Ma lui poi è bellissimo, porca miseria, è veramente stupendo. Sì, stupendo. Poi il fulmine del tuono quando si apre e sgrana gli occhi, quello che sono bellissimo. Sì. Sì, questo è sbagliato, ma io lo taglierò via con i miei. Taglierò via con i neri e qua dietro cosa ci va? Vabbè, intanto è nero, sicuro. Così almeno me lo ricordo.
L'ho visto, molto figo. Super fastidioso, molesto per chi di dovere. Boh, mi ha rinverdito quella sensazione di quando ero ragazzino che vedevo i Rammstein e dico, ah, mannaggia, questi saranno tipo dei nazisti maledetti, e invece scopri che sono i più grandi fricchettoni tipo del mondo, io vai benissimo. No, non l'ho visto, però tutti si sono lamentati di questa cosa qua, della poca fantasia. Quindi immagino che sia poco fantasioso. Non so. Però sai, boh, su Facebook sono tutti un po' tanto cattivi, eh. Anche per te era un po' così scialbettino. Ciao, Iaci. Ben trovato. Grazie, Iaci.
Ciao, lo stregatto, scusatemi. Non viene sempre a dirlo prima di spagnolo, non so perché. Lo stregattos. Ciao, Emanuele, come stai? Teoria del retro, saga di Alexander. No, mai letto saga di Alexander. Zima Blu qual è? Quello di coso, di Mielgo? Questo? Visto che sei casato, posso chiederti se preferisci linker mimetici? Mimetici in che senso? Fammi un esempio di linker mimetico e non mimetico, così almeno mi riesco a fare un'idea di quello che intendi. Quale BD del Sessantino Pop hai letto? Aiuto, spiegami meglio. Riferisci Sessantino nel senso di periodo? Ah, Robert Valley, no, non c'ho niente. Ah, opere franco-belghe della forte ispirazione pop. E fammi delle proposte. Io della roba francese conosco tantissime robe, periodo umano di associati e fini, no? Metal Hurlant, Pilote, Totem. Ah, ok. Allora, dunque, parti da questo assunto, che io non sono proprio un grande amante di questa storia della catena di montaggio degli inchiostratori diversi dai disegnatori, anche se in alcuni casi, cioè, commettiamola così, sebbene in alcuni rari casi abbia portato a de delle cose incredibili, mi viene in mente Sienkiewicz che inchiostra Neil Adams, per dire, che secondo me è un'accoppiata micidiale, ma per il resto è più facile che vada a far stemperare la visione del disegnatore originale. Boh. Non so, non la capisco questa cosa, cioè, soprattutto non la vorrei per me, quindi non riesco a essere obiettivo, direi solo una cosa di parte da quattro soldi, che boh, lascia il tempo che trova, anche perché non sono un grande conoscitore del fumetto americano e o meglio sono messo sul sito della serie. Ah, Tron Uprising è Alberto Mielgo, no? Roba, scusate, no, mi perdo.
No, non lo conoscevo Saga d'Exam, è fighissimo, è bellissimo, mazza, sto vedendo adesso, stupendo. Molto figo. Immagino sia faticosissimo da leggere, però. Barbarella ovviamente fighissimo, sì. Ah, mi piace pure la roba subito dopo, eh. Pichard piace tantissimo, per dire. Riesco a fare dei neri un po' corbeneschi, cioè faccio solo le occlusion shadow col nero e poi dopo faccio una tutta mezza tinta morbidona bella. Proposito di autori anni 60 belli. Tu sei super fan Recon 98? Immagino di sì, ti vedo super esperto. Sono di quei disegni che sembra che non finisce mai e poi a un certo punto viene fuori tutto insieme. Sì, comunque sai, queste robe che vengono pure perché stiamo andando a scatti? È l'impressione mia? No, ok. Dicevo, spesso questa roba viene un po' etichettata come già vista, stravista, eccetera, però poi vai a vedere e dici, ok, ma quanta roba così effettivamente c'è? E tutto sommato, magari, un po', magari semplicemente incarna perfettamente uno spirito dei tempi, no? Ma non è che c'è tutta questa concorrenza, no? Ma non lo so, io non l'ho visto, però a giudicare da quanto sono stati rapidi e spietati i commenti.
veramente picchiato durissimo. Visto che Mielgo ha fatto pure un post perché c'è stata la gente che dice di basta, avete fatto copiato rotoscopio, papà, l'ho fatto vedere il making of che è tutto dipinto frame per frame, roba che ti scoppia il cervello. Proprio zero rotoscopio mai. Semplicemente disegnato da paura. Eh sì, certo, quello è bellissimo. Ma Mialgo per un attimo ci ho avuto proprio la sindrome. Insomma, stavo male proprio, vedevo le robe sue. Cioè lui è bellissimo, bravissimo, fa solo cose fighissime. Insomma, fa veramente impressione. E come animatore poi è micidiale, bravissimo proprio. Poi ripeto, è bello che non è una roba da sottovalutare. Bello e bravo. Vè? Cioè quelli hanno fatto proprio una figura da pera cottari totale. Ah beh, palesemente proprio tutto ricalcato questo, veramente proprio, veramente no. Stupendo. Ma poi stupendo che ha proprio perso tempo a rispondergli a quella gente, è stato un grande. Pensa quanto hanno rosicato dopo che hanno capito che hanno detto una boiata gigantesca. Cioè tipo che cancelli l'account sui social proprio dopo che hai detto una boiata del genere. Perché che è successo che a Fextune mi sono perso un pezzo? Non ti riferisci banalmente alla gente che quando esce un disco nuovo di Fextune dice tipo bello, però non è più ai livelli di prima. E poi tipo dopo 3 anni grande classico della musica, tutti dicono in effetti. Ah, bello bello, sì, infatti. Hai visto quelle foto stupende di Aphex Twin con Squarepusher, tipo gli Otecre che stanno tipo in cima a un palazzo? Un'altra con Squarepusher e Aphex Twin stanno tipo su un divano. No, delle foto promozionali della Warp di metà anni 90, ma sono bellissime. E loro sono proprio belli, da fa schifo, stupendi. Simpaticissimi palesemente proprio.
Ah sì, quando uscì Drax era proprio tipo, proprio sì, mazza, cioè proprio, ah, si è perso per strada oramai, non abbiamo il maestro, non c'è più, e poi, vabbè. Sì, ma perché sono poche le persone che non riescono a respirare più di 15 secondi prima di aprire bocca, è incredibile. Billie Eilish, no. Un figo? Adesso dobbiamo fare i mattoncini. Che poi la sineddo che è più vigliacca per dire siamo nel vittoriano. Mattoncini. Ammesso che poi sia vero, mi pare di sì. Però magari mi sto pure sbagliando. Sono stato un po' sbrigativo nella ricerca. D'altronde una commission non doveva neanche uno sfondo.
Ciao Gin Gin Gin. No, no, io ascolto veramente di tutto, eh. Non ti credere. Poi intanto piano delle fisime strane. In questo periodo c'ho tipo la rota totale per un pezzo assurdo di Tullio d'Episcopo. Cioè che penso, che si chiama Stop Bayonne, che è proprio una roba di Cristo, cioè il meglio pezzo del mondo. E poi la musica pop mi piace un botto. Se è bella, se è brutta, no. Insospettabile questa cosa, eh? La musica è bella, me la sento. La musica... Alessandro Cortini, beh, bravissimo Alessandro Cortini, che io vedi. Assolutamente sì. Soprattutto ho sentito un sacco di musica dark pure, mi piace un sacco la musica dark. Ho scoperto questo gruppo dark turco. Incredibili, che si chiamano She Passed Away, che fanno dei pezzi fighissimi. Sono un gruppo stranissimo perché sono tipo, sono in due, uno è synth e l'altro chitarra e voce, ma fanno delle robe troppo, c'hanno i riff super potenti, sono tipo l'equivalente, una via di mezzo fra una roba electro Detroit e i Cure. Sono stupendi. Quindi ecco, insomma, passo da Tullio d'Episcopo a al dark turco. Questi giorni mi sono comprato un sacco di dischi di EOD. Non so se avete mai sentito EOD. EOD è micidiale. Se vi piace Aphex, EOD vi piace sicuro. Ok, possiamo spegnere questa rottura di scatole. E abbiamo un bellissimo disegno inchiostro. Voilà. Vediamo se siamo un po' scuri di luce, ho come questa sensazione. Siamo scurissimi. Devo alzare. Scusate, alzo un attimo l'otturatore. Ok, ci allontaniamo un pochetto. Fatto. Continuate a vedere bene, sì. C'è la qualità dell'immagine sufficientemente alta?
No. No, non li conosco i siames. Si vede bene, bene. Allora, la tecnica per fare i grigi di questa roba qua può oscillare da o uso la grafite in una maniera super furba ed è il modo più facile sicuramente. Sì, va, lo faccio con la grafite. Lo faccio con la grafite e lo faccio con la grafite in polvere. Faccio prima una sgrigiatona generale. E poi dopo intervengo con le matite. Ma sta tipa Elish che fa? Usa le macchine? Scatolette? Ha tipo i capelli neri? Mi sa che ho capito chi è. Allora. Grafite. Allora mi serve della carta. Ok, forse mi conviene mettere altri neri, però prima di fare questa cosa qua. Oh no, no, adesso mi frega. Ma si sente molto forte il computer, la ventola? Cioè tipo effetto aeroplano che decolla? Oppure il microfono è abbastanza direzionale da non catturarlo? Grazie Luca, sì, magari. Sporcato, che bello. Ah, bene, ok. No, no, Grimes la conosco, la conosco.
Questa carta cattura l'editate che è una bellezza. Però c'è una bella grana. Ve lo avvicino così lo vedete. Troppo scura. Però grana fichissima. Queste sono le ditate dove ho appoggiato le mani, no? Sul disegno col grasso hanno catturato la grafite. Ma poco male. Adesso tanto facciamo tutto il chiaroscuro. Probabilmente avrei dovuto sgommare il disegno meglio prima di mettermi a fare questa roba. Ok. Eh no, certo, è per questo che ho messo il grigio. Ma no, metto le luci. Cioè, possiamo lavorare sia a mettere che a togliere. Adesso ho messo una tinta intermedia. Adesso prima metto tutti gli scuri. C'ho una bella matita micromina 4B. Qualcuno che mi chiama fortissimo su WhatsApp, scusate. Sì, posso zoomare, certo.
Perché ti senti tipo Spielberg? È stata venduta, sì. L'hanno venduta. C'è stata adesso un'asta a Milano di una galleria che ha cominciato a trattare roba di fumetti. E mi hanno chiesto quella, io l'ho mandata e l'hanno venduta subito. Devo dire, sono stati proprio bravi. Quindi sì, è andata. Però adesso metto su le stampe. Non so se ci sono già le stampe di Snails disponibili. Comunque sono belle, eh? Cioè, le faccio io, ti garantisco che. Cioè, ci sono stati dei momenti a casa in cui spesso mi sono confuso. Cioè, la tecnica di quel disegno era talmente piatta alla fine. Perciò ho messo uno spray protettivo per cui colpo d'occhio sembrava una stampa pure originale, eh.
Ma dai, quando l'hai vista le stampe, gin gin gin? Ma dai, grande, sì, come no, mi ricordo di te. Grazie. Felice che sia stato un bel momento. È stato un bel festival quello, eh? Un sacco di cose belle sono successe. Io mi sono proprio divertito, ho veramente incontrato un sacco di gente bella.
Dai Marco, sei troppo gentile, grazie infinite. Ci vediamo presto. Sì, comunque sì, il festival è proprio bello bello. No, dai, figurati se ci sarà. A parte che c'è stato pure il manifesto di Matteo De Rongis, è stato super bello, lui è bravissimo. Più che altro ho visto che c'è stato un altro festival che si è rubato il festival, il manifesto che ho fatto, sempre di Trieste, che si è rubato quel manifesto che ho fatto per il Triestimi Festival. Francamente l'ho trovata una cosa un po' assurda. Non mi sono messo di traverso perché non mandava di discutere, però insomma i ragazzi del Trieste Science Fiction Fest sono stati super carini a sbattersi per fare tutta l'operazione con la grafica figa. Brutto che qualcuno apre il piede e gli ruba il manifesto, boh, mai vista una cosa del genere, stranissimo. Buonanotte Luca! Sfumino si perde un po' di dinamica, ma si recupera un po' di nero perché si stemperano i grigi, che per il disegno è una buona cosa. Vengono tutti grigi piattini, che con sta grana è molto figa.
riuscire a fare un bel effetto di stoffa alla fine. Dentro recuperiamo tutta la luce. Facciamo tutto il riverbero. Scuri, ma ci siamo. Riesco a leggere il nome, ma grazie del follow.
Assolutamente, è pieno di visto di impronte digitali. Ride di Keno Bisbo, ciao amici di Keno Bisbo, la carezza, quanto tempo che non ricevevo una carezza. Che fico, mazza 44 siete, oh. La carezza con la scia blu di Keno Bisbo. Grazie, Exa. Non sai quanto mi è piaciuto lo speciale sull'FPGA. Cioè, proprio me lo sono visto 10 volte, porco due. Incredibile, bellissimo, proprio, bravi. E ora voglio vendermi tutto. Quasi tutto, dai. Che avete giocato stasera? Ah, veramente bellissimo, spiegato tutto bene, proprio figo. Bellissimo. E calcola che l'FPGA comunque sapevo cos'era. Ero già abbastanza preparato, però tutta quella lezione, cioè quella roba dei fluidi con la corrente elettrica, per me che sono completamente all'oscuro della parte, diciamo, scientifica, dei fondamentali, ecco, è stata proprio una roba allucinante. Cioè, ho finalmente capito come funzionano le batterie, mi sembra incredibile. La preservazione si fa via software. E chi ha tanto spazio per tenersi le console se le tiene. Cioè, sapere che con un FPGA fai tutto quello che ho fisicamente a casa, insomma, è particolarmente bello. Peraltro, recentemente ho rimediato un BVM di quelli a 800-900 linee, non mi ricordo, sono comunque un HR di quelli belli belli, quindi sarebbe la super perfezione, un'accoppiata micidiale. Vabbè, però man mano che accumulano io sostituisco. Cioè, mi sa PC Engine oramai è perfetto già, immagino, no? Che dite, eh? Tanto a me basta quello praticamente. E poi sarebbe molto bello avere una collezione di Jamma FPGA. Va molto bene, ma non ha il supporto per i giochi CD. Vabbè, allora per quello aspettiamo ancora un attimo. Quella al PC Engine mi sa che a conti fatti, insieme a No Geo, la collezione più bella che ho. Sono tanti e belli, già che c'ho più Cyanogen.
Ma non vedo che Nobit. Ci ha abbandonato così, subito. C'è anche un bisboccino. Eravate in modalità Svizzera. Ah, figo, stanno lavorando a noi già, quindi già. Bellissimo. Ah, eravate svizzeroni, evviva! E per caso l'avete giocato Link's Awakening? Ah, figo. Dal Giappone ho portato un Super Game Boy 2 a Kenobit. Anche voi ci avete un Super Game Boy 2? Il verdone? Sì, una commission. È un tipo che mi ha chiesto un Batman vittoriano. Boxato l'hai trovato, ammazza, guarda che raro, eh. Secondo che c'ho De Longis. Sì, è Button by Gaslight, però che non sapevo che esisteva, quindi è un Button by Gaslight di fantasia, in verità. Cioè, se, ho visto il fumettino quello di Mignola. Però non pensavo che fosse una roba addirittura così canon, no? Invece il tipo mi ha detto: no, sono mille robe di Batman Vittoriano. Quindi più o meno sto facendo quella roba lì, però insomma un po' di fantasia, dai. Non è che sono stato proprio fiscalissimo. Nella resa del personaggio.
Beh, ammazza pochissimo, io calcolo che quando l'ho comprato l'USE per Kenobit l'ho pagato un botto e ho faticato tantissimo per trovarlo. Cioè è stato proprio un bagno di sangue. Quando sei andato in Giappone, Exa? È stato di recente? Ah, ma dai, vi siete beccati quando stava lì a sciare. Quindi ho beccato pure Marta. Ciao Flavio! Ci ho girato abbastanza attorno a sta cosa. Non so, poi domani può essere che la vedo e mi fa schifo. Però. Ditate. Ah, Flavia I, quindi sei Flavio Rosati, scusa, non avevo capito che eri tu, perdonami.
Grazie, Recon Twitch. Comunque mi sa che uno di questi giorni streamo su Twitch pure un po' di Tekken, buffo. Senza nessuna continuità. Però ci voglio. Sarebbe divertente ripartire da zero, vedere quanto ci metto ad arrivare ai rank altini. E lo dico R con. Fammi lo spelling, va? Così almeno finisco di soffrire. Poi parlo io, mi chiamo l'RNZ, però. Ah, raccoon, sei pazzo, i miei animali preferiti. Ho avuto anche un incontro ravvicinato una volta, è stato emozionantissimo. Sì, no, sono proprio troppo belli. Sono proprio amici pelosi. Con le manine stupende. È l'unico essere umano, l'unico essere non umano da cui mi farei operare tipo al cervello, crocione. Una precisione veramente dopo ora.
Questo è una domanda delicata. Allora, ti spiego. Io ho un listino che si basa su dimensioni e complessità tecnica, ok? E in più ci sono una serie di patti che stringo, tipo Gremlins, che stringo con chi si compra i miei disegni. Ad esempio, se io so che la persona che se lo compra non lo venderà, perché altri esempi li ricomprano per venderli o per tenerseli un po' e rivenderli poi, ovviamente il rapporto economico cambia, no? Cioè, se uno me lo chiede perché è un fan e se lo vuole tenere per sé, è molto diverso che se uno se lo compra per commerciarci, no? E tu puoi pure dire, e come fai a sapere? Vabbè, mi fido delle persone, ok? In questo senso mi fido. Anche perché sono tutte persone che poi hanno un contatto diretto con me, di solito, insomma. Ok, poi comunque c'è un discorso che è sul formato. Quindi un A4, questo qui è un A4, costa parecchio di meno di una 3 o di una 2, no? E se c'è lo sfondo, questo diciamo per me è un non sfondo, ma in teoria sarebbe un po' di sfondino, però diciamo, ecco, se c'è lo sfondo costa di più, se ci sono i toni di grigio costa di più, e quindi se consideri che un A4 viene e poi in base a quanti personaggi, no? Un A4 viene 150 di base, un personaggio senza niente, ok? E con questa tecnica di rendering qui, diciamo che normalmente te la cavi con 200 su un A4. Se non lo rivendi, se no comincia a diventare un lavoro commerciale vero, e allora lì i prezzi sono diversi. Comunque ogni disegno fa abbastanza caso a sé, eh? Dipende. Per esempio, a me di disegnare il Batman vittoriano, per dire, proprio non mandava, quindi c'è pure una quota. Noia mortale. Sono alcuni soggetti invece che magari mi muoio dalla voglia, o quando mi lasciano libero mi dicono disegna quello che ti pare, cioè lì ovviamente ti diverti di più. Vengono fuori disegni più interessanti, no? E quindi sai che poi, che ne so, magari poi ci fai una stampa. Cioè Batman, una volta che ho fatto, non ci posso fare un post sui social e finisce lì. Non mi resta niente questo disegno, no? Sì, ma non tutti ragionano così, eh? Cioè cerco di farmi pagare il minimo indispensabile se mi viene incontro. Perché è più divertente per tutti e due, no? Altri invece proprio dicono costa così, punto, stop. Anche è vero che ci sono alcuni disegnatori che si fanno pagare molto di meno, eh? Però io no, cioè sotto una certa cifra non faccio niente. Sono talmente impicciato che cioè, ne faccio uno ogni tanto e deve essere. Possibilmente divertente.
Allora, ehi, allora. Grip della matita, ora che l'ho notato parecchio robusta, cioè nel senso di come tengo la matita. Beh, a spingo parecchio, sia che spingo sia quanto tengo faccio, sì, faccio forza sulla matita, se è quello che intendi. Sì, ahia. Stringo tantissimo la matita. Infatti quando devo fare queste parti che devi un po' volare sul disegno, fatico tantissimo. Foglio. Ce l'avevo. Ah, figo.
C'hai un sito internet? Un blog, un portfolio online, Behance, ArtStation, qualsiasi cosa? Perché dici così? Grande Pixiv, ma dai, hai fatto pure Patreon. E come ti va il Patreon? C'hai un giro di fan? Why pro market rather than Copics? Actually, I have a strong bias for pro markers, as Copics have a very, they blend very easily if you have to do gradients or if you want to blend colors together. They're very good, but if you want to make strong, solid, flat colors like I do, and if you want to make blending only where you really need it, and you definitely can with pro markers are the best. They are not as good as Pantone, Tria, the old versions of ProMarker from Letraset. But ProMarkers are very good, way better than Copics in terms of color density, and they really work better for me, from how I work with markers. Yeah, if you never blend, you should definitely give ProMarker a try. Because that's me. I'm also like that. I really use it like very little blending. If I really had to blend, I mostly work with maybe I don't know, an intermediate shade rather than going like trying to blend a color into another. But you can do that. And with ProMarker, it's very good if you try to do that with alcohol-based markers. They work very well with very thin paper. But if you work on, I don't know, 100 grams car, sorry, paper. You can definitely work flat and then push a lot to move color. Once, even if it's a little dry, you can still achieve very nice blending. Yeah,
render is a nice paper, but to me it's a little bit too gray. What I really love, I really love Fabriano F2 paper or Academia to use markers. It really shines that paper if you use it with markers because it's a right amount of how do you call that? When of tooth. When you're using markers, like if it's too sorry, if it's too smooth, I don't like it. Like when you can see the color washing on the surface. Well, it has a little tooth, which is very nice. When you use two colors, one at the side of another, you know that you get that natural, very little, like soft edges. It works very good. I like it so much. Yeah. It actually feather a little bit, but I like it. I like the effect in the end. You know, in Italy we had a very strong marker school, artistic school, which was and the head of this school was were two artists. Two great artists. They were called Andrea Pazienza and Tanino Liberatore, and they both used the Pantone markers, alcohol-based markers, in a very specific way, totally different from the Japan style. Very painterly effects with markers, and I'm more into that. So maybe if you're looking for more anime, I don't know, Kishimoto or Obata kind of rendering, of course Copics are better for that. But I'm very after the Italian, okay, Copic style of color. About the Prisma, what's Prisma? Sorry, pencils, the color pencils, like Prisma color. Or Prismalo, like Carandash, or maybe it's totally different stuff. I don't know. Sorry. Ah, markers actually. I don't know. No, I didn't know them. It's alcohol based, like the pro markers or Copic. Different brand. Because I know that there are several different brands right now that are popping here and there with different offers.
We're almost there. Guarda, l'idea è questa, di farli proprio, non voglio dire tutti i giorni, ma giù di lì, eh. Quindi ti do soddisfazione. Non mancherò di darti soddisfazione. Adesso devo andarmi a lavare le mani un secondo.
cominciamo a cancellare. Ehi, come vai? Eh sì, mo sta sventolando parecchio, non so perché poi. Non so, quando spara le animazioni Streamlabs.
Grazie, The Guardian. Ciao Superico! E se si vede che scaglia di più su sui cosi, sui gli encoding, no? L'unica cosa che farei sono metto due brillini proprio piccolini sugli stivali, faccio i materiali lucidi tipo la pelle. Qui.
Ciao, è David Ruler. Ok, ora c'è questa parte un po' noiosina da sistemare. Ciao Racon, grazie. KB Productions? Cannabis Boccia? Sì, penso di sì. Adesso appena abbiamo l'occasione che salgo su a Milano, tanto sti giorni mi sa che comincerò a fare un po' avanti e indietro, che sto ricominciando a lavorare ai libri e l'editore mio sta lì. Quindi faccio spesso su e giù. Adesso ho bisogno di fare l'ombra portata di questa roba qui.
Sì. L'ho conosciuto lì. Ho avuto una fortuna grande. Mi ha fatto una mostra uno accanto all'altro a Lucca. E ci siamo conosciuti. Eh sì. Insomma, è grande Matsumoto, eh. Andava per uno, c'aveva ogni ora un evento, una roba da fare. C'è una timeline pazzesca, io sarei svenuto per molto meno. C'ha degli assistenti bellissimi poi. Ok, siamo. Non so se riesco a darvi un'informazione migliore.
Può essere che ci abbandona a un certo punto. Però ok, io direi che ci siamo. Punto lo fisserei. Questo qui ci ho messo. Boh. Ho attaccato alle 9:30. Che si asciughi un po'. Fissato, lo liberiamo dallo scotch.
sta alzando un po' in realtà. Però sistemerò poi. Questo lo tagliare via. Sul coso per togliere il rame. Vale. Niente, c'è sto segnetto maledetto di lato. No, va bene così. No, ma ce l'ho il taglierino piccolo. È solo che non so dove l'ho messo. C'hai ragione però. Non è appropriato. Ah, ci dobbiamo liberare ancora lo sketch dietro.
questa cosa che non è real time. Ci abbiamo prima, questo l'abbiamo fatto alle 8 e così è diventato adesso. Bene, possiamo fare pure una specie di mini tour zoomando. Voilà. Ragazzi, io mi ritengo sostanzialmente soddisfatto e me ne vado a dormire. È stato molto bello. E che dite? Ok, bene, sono dei bei commenti, sono felice. Vi faccio un bel post su Instagram e me ne vado a dormire. Grazie a voi della compagnia, come al solito. E cercherò di essere super costante, di non fare stupidaggini. Va bene? Buonanotte a tutti, ci vediamo. Boh, domani in realtà devo fare degli sketchettini piccoli a colori, mi sa, così pennarelli domani. Quindi se vi va ci vediamo. Non credo stessa ora, mi sa più già prima nel pomeriggio mi metto e faccio questi due disegnetti, va bene? Buonanotte, ciao 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 ciao, grazie.